Come chitarra utilizzo la mia Strato del 77. Mi sembra ci avessero dato un minimo garantito di 23 o 24. Sì. Sono diventate 130. Quindi il sistema è composto da Nord Stage 4, di cui utilizzo anche i suoni interni. Questo è il mio grande kit che mi segue in tanti tour, però questo è composto, la marca è Noble & Cooley, la marca americana. Scambi orientabili ai cori, allo sforzo di Dio, ai bassi, al contrabbasso, ai cori, Davide Bassin. Ciao a tutti amici di Music Off, oggi siamo qui a Piazzola sul Brenta in questa bellissima location, questa volta non con un ospite come siamo abituati, ma con due ospiti, Osvaldo Di Dio, che conosciamo benissimo per tante cose che abbiamo fatto insieme, non per ultimo il suo corso, però qui linkiamo nell'articolo tutti i vari link, e un nuovo volto per Music Off, ma non per il panorama della musica nazionale, non solo, Davide Pezzini, che diamo il benvenuto. Ciao Davide. Ciao a tutti qua. Oggi non volevamo fare quello che di solito siamo abituati a fare, quindi non dico un'intervista, ma più una chiacchierata, perché non sono un intervistatore. Beh, della carriera. Te la cavi bene in realtà. Ti ringrazio. Una chiacchierata sulla vostra collaborazione con Cristiano De André. Noi siamo qui in questa data del tour 2024 di Cristiano e mi diceva Osvaldo che voi suonate da pochissimo con Cristiano, giusto Davide? Da un paio d'anni. Siamo invecchiati insieme. Esatto. Quindi ti va di raccontarci, Davide, com'è partita questa collaborazione? Appunto nel 2009 mi diceva che tu sei entrato. 2009 abbiamo fatto, diciamo, il primo provino, il primo estenuante provino davanti a Cristiano De André. Estenuante, quindi mi stai già dicendo che non è stato così. No, in realtà è andato benissimo, però il fatto di affrontare brani di Fabrizio De André davanti al figlio di Fabrizio ci ha messo in una condizione psicologica abbastanza, se non altro, complessa, ecco. I brani erano Don Raffaè e Amico Fragile e Marinella, la canzone di Marinella, quindi tre brani con strutture e arrangiamenti molto diversi uno dall'altro, e penso che la scelta sia stata proprio per capire la versatilità dei musicisti. Eravamo io, Davide De Vito alla batteria e Alberto De Rossi alla chitarra, e in realtà il provino è andato benissimo, tanto che Cristiano ha voluto ripetere una cosa come 10 volte ogni brano, perché ogni volta si godeva divertiva. E quando Cristiano gode vuol dire che tutto funziona. Poi Alberto non è venuto, è arrivato questo ragazzo. Perché non è venuto? Perché non c'è. Diciamo che quando si è... C'è stata un'altra preferenza. C'è stata un'altra preferenza. Insomma, e lì ci siamo conosciuti. Ci siamo conosciuti. Oh, è stato l'inizio di una splendida collaborazione con questo meraviglioso musicista. Beh, anche a me piace il blues, diciamo. Ah, perfetto. Come dice lui nel suo provo, a te ti piace il blues. Sì, per me è stato un po' diverso, perché io ho iniziato a collaborare con Cristiano già l'anno prima, nel 2008. Che ci eravamo conosciuti nello studio Zedak di Milano, uno studio che c'era all'epoca, perché all'inizio questa operazione di André canta di André sembrava dovesse essere un disco, e quindi quello era uno studio in cui io di solito facevo già delle produzioni, dei turni eccetera, e quindi ci conoscemmo lì e iniziamo a lavorare, a sperimentare delle cose sui brani di suo padre. Poi però di quell'operazione non se ne fece nulla. E Cristiano mi ricontattò l'anno dopo proprio per queste audizioni, per questi provini che stavano facendo. Quindi, diciamo, forse rispetto a quello che ha detto lui, io sono arrivato con un po' più di tranquillità, sì, perché avevo avuto tutto il modo invece di conoscerlo e perché comunque, Davide, tu arrivavi da collaborazioni comunque, solo anche per fare un po' una piccola introduzione sulle collaborazioni che hai avuto prima di Cristiano e anche quelle attuali, anche per presentarti a, visto che non ci sei mai stato su Music Off, tu arrivavi da collaborazioni al mondo della musica pop principalmente, no? Sì, pop rock, in linea di massima. Diciamo che
la mia carriera, fra virgolette, nel mondo del pop è iniziata con il mio gruppo che si chiamava Misto Nocivo, certo, ed era prodotto da Corrado Russo. Grande band. E quello è stato un po' l'inizio, diciamo, della mia carriera da bassista pop rock. Infatti Corrado Rustici poi ci ha dato la possibilità di collaborare con tanti altri musicisti. Abbiamo fatto il disco di Elisa, Then Come the Sun, siamo andati a San Francisco al Plant Studio, quindi in quel periodo però stavo suonando con Laura Abel, L'apostrofo. Sì, sì, non la Posini, ma L'apostrofo. L'apostrofo. E stavamo presentando l'album Okumuki, che è andato molto bene qualche anno prima in realtà, e in quel periodo stavo suonando con lei, stavamo facendo delle tournée anche molto, molto belle con la band con la quale poi abbiamo fatto il provino per Cristiano. Okay. Bisogna riarrangiare i brani di Fabrizio, che credo non sia stata una sì, cosa... Allora, diciamo che c'era stato un omaggio, un grande omaggio alla musica italiana a Fabrizio De André, con vari ospiti, Vasco Rossi, e tra questi anche Zucchero. Okay. E Zucchero aveva portato una versione riarrangiata del brano Visto Nina Volare, che era piaciuto tantissimo a Cristiano, e infatti cominciò a chiedere chi era stato l'arrangiatore che aveva lavorato a quella versione, ed è la versione che proponiamo anche noi in concerto. E venne fuori che era stato Luciano Luisi, storico collaboratore di Zucchero, e Cristiano proprio iniziò a fare carte false per aver Luciano, perché era impazzito per l'arrangiamento e il sound di quel pezzo. E quindi poi, quando nel 2009 si paventò la possibilità di fare il tour di André Canta di André, che poi è diventato anche quello un disco live, anzi due dischi live, eccetera, Cristiano volle Luciano Luisi per seguire la parte degli arrangiamenti. Adesso Luciano arrivò in studio con dei brani già totalmente arrangiati, come Asimma, come Fiume Saint Creek, e lavorando su quei brani ci accorgemmo subito che avevamo capito perfettamente qual era il sound di band che si stava andando a delineare, e quindi poi alcune cose successivamente sono state proprio un lavoro di squadra. Sempre con la supervisione di Luciano. Sì. Quindi siete stati proprio attivi nel riarrangiamento di brani, non siete stati solo dei musicisti, sì, che hanno fatto il compitino ed altro. Sì, beh, per quanto mi riguarda le parti di chitarra le ho arrangiate praticamente tutte io. C'è un brano che ti ricordi in particolare, che ci hai messo qualcosa di tuo, che ti è rimasto? Beh, sicuramente, diciamo, vabbè, sugli album poi anche successivi, cioè, per esempio sul volume 3 c'è un mio arrangiamento proprio della Guerra di Piero, che puoi sentire su Spotify, che però è arrivata qualche anno dopo. In quell'occasione, ecco, per esempio, proposi un riff, diciamo un'idea su quello che non ho, che poi è stata sviluppata insieme. Però ecco, diciamo, sai, un po' per i chitarristi vale questa cosa, anche quando si registrano dischi, al chitarrista viene sempre chiesto di portare delle idee. Certo, certo. E quindi è abbastanza naturale. Poi queste idee vengono sempre confrontate appunto con l'arrangiatore, con l'artista, eccetera. Però ecco, ci è stato dato molto spazio, anche questo è stato un privilegio, poter metterci del nostro, no Davide? Anche quindi tu te, Davide, ti tuo. Ricordi, ma era una linea di basso che adesso ti è rimasta, e hai detto, oh, che figata, cioè lì proprio ho messo del mio. Per quanto mi riguarda, mi sono attenuto abbastanza all'idea di Luciano Luisi. La libertà che ho avuto è stata più che altro nel modo di suonare quelle parti, nel senso che lui mi dava un'indicazione abbastanza precisa delle note, del tempo in cui dovevo suonare quelle note, però poi collaborando insieme nasce una sorta di fiducia anche per i musicisti. Certo, certo. E lui a un certo punto ha avuto piena fiducia nei nostri confronti. Io sinceramente ho trovato più libertà nell'approccio a quelle note, a quella partitura, diciamo, e mi ha lasciato spazio da quel punto di vista lì. Adesso mi viene da pensare in dei brani del genere, no? Sicuramente ci sono degli elementi che bisogna mantenere per forza, quindi sono i brani così iconici,
Beh, ci sono dei brani che sono risultati quasi da subito intoccabili. E quindi ci si è lavorati un po' intorno, diciamo, anche il brano di apertura del concerto, Megu Megun, per gran parte ricalca l'arrangiamento originale, anche perché cioè, Fabrizio De André e i suoi collaboratori, che siano stati Mauro Pagani o Piero Milesi, eccetera, erano proprio maniacali nella ricerca dell'arrangiamento. In questo mi ricorda un po' anche l'esperienza che ho fatto con Franco Battiato, per cui l'arrangiamento era composizione, cioè le due cose erano proprio sovrapposte. Quindi sono stati dei brani che sono stati, cioè è stato difficilissimo toccare. Questo Megu Megun, ad esempio, è uguale all'originale per tre quarti del brano. Alla fine abbiamo inserito un groove, diciamo, più moderno, più contemporaneo, che ne ha determinato la nostra versione. Quindi alcune cose sono state proprio fatte da zero, altre cose si sono resi conto che erano intoccabili e quindi le riproponiamo nella versione originale o negli arrangiamenti più famosi, anche poi fatti insieme alla PFM, ad esempio Bocca di Rosa, sì. Volta la Carta, eccetera. Invece di tour, cioè avete fatto svariati tour, mi hai detto che non vi siete mai fermati, giusto? A parte durante il Covid. Sì, che dopo... per 10 anni non ci siamo mai fermati. E c'è un tour in particolare, perché dopo alla fine avete riportato sempre le canzoni di Fabrizio insieme anche i brani di Cristiano. Sì. Ma c'è qualche tour significativo che vi ha lasciato qualcosa in particolare? Beh, il primo è stato sicuramente quello più emozionante, anche perché sai, era il decennale della scomparsa di Fabrizio ed era anche un'operazione che non sapevamo come sarebbe stata presa, no? Anche sì, Cristiano dal pubblico molto teso. Invece una delle prime date, se non la prima addirittura, fu a Venaria Reale con 5.000 persone che acclamarono, voglio dire, in maniera incredibile questa operazione, questo progetto, e allora capimmo che tutto il lavoro fatto effettivamente arrivava, ecco. Arrivava anche il rispetto che avevamo verso questa musica, perché di sicuro per poterla approcciare devi capire l'intensità di quello che della musica che stai suonando. Sì, non... lo comprovavo anche solamente in termini numerici. Mi sembra ci avessero dato un minimo garantito di 23 o 24, sì. Sono diventate 130. Mamma mia, quindi sì, il pubblico ha apprezzato. Potevamo non fermarci più praticamente. Poi... Devo dire che il pubblico ha apprezzato. È stato... Dopo tutti questi anni avete visto un'evoluzione come musicisti, proprio personalmente parlando, dico grazie al rapporto e alla collaborazione di Cristiano, visto che comunque sono brani particolari, non so. Beh, diciamo che è stato un po' un qualcosa, come dire, cioè essere, confrontarsi con questo repertorio è indubbiamente un'occasione di crescita, perché la musica di Fabrizio De André è estremamente complessa, variegata, ci sono tantissimi mondi che si intrecciano. E quindi automaticamente ti fa crescere. Crescendo hai anche più da portare, certo, nel lavoro, perché questo lavoro è stato poi continuativo, cioè nel senso altri brani sono stati poi ripresi in un momento successivo e quindi ad esempio il concerto che facciamo stasera è il best of, diciamo, di questi 4 dischi live che sono diventati poi l'operazione di André Canta di André, l'ultima delle quali in ordine cronologico è stata la rivisitazione di tutto l'album Storia di un impiegato, che okay, è diventato anche un documentario che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Sì, sì. Poi mi piace Osvaldo che dice operazione, come bellissimo. Eh beh, perché bisogna mettersi lì proprio quei guanti per toccare la musica. Tu, Davide, invece dal tuo punto di vista proprio di musicista, quindi arrivando dalle esperienze che ci hai detto prima, dopo quindi pop, più rock dei Mistro Nocivo, eccetera, eccetera, in un ambito come Cristiano, dal punto di vista proprio di musicista in tutti questi anni, come l'hai vista, come l'hai vissuta? Allora, l'ho vissuta ovviamente con un grande rispetto per la poetica e per la grandezza di questi brani, che penso forse siamo alla vetta della piramide. Direi proprio di sì. Dal punto di vista della qualità. E questo ti mette anche nella condizione di avere la responsabilità di suonare veramente bene. E vorrei anche aprire una nota di merito nei confronti proprio del suono, nel senso che quando suoni, arrivi a suonare a un livello così alto, hai bisogno di un suono alto, di un suono che ti faccia sentire tutto quello che succede, e quindi vorrei aprire una parentesi sul nostro ingegnere del suono, si chiama Giancarlo Pierozzi, che penso sia l'unico possa in Italia o nel mondo che conosce così profondamente il repertorio di Fabrizio,
da riuscire a fare una fotografia precisa di quello che succede sul palcoscenico. Perché è stato il fonico di Fabrizio De André tutta la sua carriera praticamente. Okay. Questo... È qui dietro di noi ma non vuole farsi vedere. È timido. È timido. Che lo salutiamo. Lo salutiamo e lo ringraziamo. Che ci sente. Numero uno. Punto. No, questo visto che ci sta anche sentendo, credo che sia una cosa che il pubblico non nota perché non lo vede sul palco, però lo nota in altri modi. Certo. Quindi una nota di merito va sicuramente a lui. Arriviamo al tour attuale, quindi 2024, dopo tutti questi anni, è passato tutto questo tempo, e torna dopo qualche anno di stop forzato, ovviamente, che il motivo lo sappiamo tutti. E è stato ritoccato qualcosa in questi arrangiamenti o sono stati presi i vari arrangiamenti dei brani fatti e riportati in questo tour? Guarda, di sicuro quello che abbiamo percepito dall'inizio, almeno per quanto mi riguarda, penso un po' tutti, all'inizio avevamo, proprio per i motivi di cui ho parlato prima, avevamo una certa soggezione, no, verso certo. quello che stavamo facendo. Adesso chiaramente dopo 15 anni ormai sono versioni ormai consolidate, anzi ci sono tantissime tribute band, cover band di Fabrizio De André che suonano alcuni dei nostri arrangiamenti, sì. quindi che hanno preferito addirittura gli originali, ma voglio dire, questo poi è assolutamente soggettivo. Quindi siamo sul palco con la sicurezza ormai di qualcosa che è consolidato, che è passato, che è amato da gran parte del pubblico che appunto ama Fabrizio De André e Cristiano, e quindi ce lo viviamo, diciamo, con un'altra modalità. Ci prendiamo anche magari qualche libertà in più nel poter aggiungere qualcosa, ma anche in maniera estemporanea. Poi voi conoscete Cristiano e quindi sapete anche fin dove potete spingervi, e lui conosce voi, quindi sa. Sì, ma poi lui per esempio è un musicista, quindi a lui piace che sul palco ci sia. Per esempio, ecco, proprio per questo allestimento noi di solito eravamo tutti un po' defilati rispetto a lui che era lì davanti. Ha chiesto proprio espressamente che io e Davide fossimo in linea con lui, proprio perché ha detto no, siamo una band, deve arrivare questo concetto. Lui è proprio il concetto di band più che dell'artista e la band. Ma questo è bellissimo. Quindi adesso direi che ci facciamo un giro sul palco, quindi vediamo un po' di nerdate, perché abbiamo bisogno di vedere anche questo, e dopo ci risalutiamo. Ed eccoci qui sul palco, quindi ci spostiamo sul palco con Osvaldo, che ci fa vedere la sua strumentazione, direi essenziale, ma... Essenziale, perché è il primo tour per il quale utilizzo esclusivamente il camper, perché ho riscontrato che, diciamo, mi restituisce bene i suoni di cui ho bisogno, soprattutto il suono Fender, che è quello a cui sono molto legato. Ho scoperto Michael Britt, che sicuramente è un chitarrista che ha portato il camper su un altro livello, l'ho trovato molto in linea con la mia idea di suono, e quindi sono partito dai suoi profili, che poi ho personalizzato, e sono i suoni che sto utilizzando per questo tour. Ho un'unica performance con 5 suoni, un guitar wash, diciamo un ambiente molto ampio in stile Big Sky per capirci, poi ho un ampli Fender leggermente pushed, un po' spinto, sempre un Fender col crunch, e poi per la parte drive sia ritmica che lead utilizzo un Friedman, una testata Dirty Shirley che ho avuto modo di utilizzare, diciamo, la testata vera in studio per molto tempo, e quindi conosco bene quel suono e il camper me lo restituisce benissimo. Come chitarra utilizzo la mia Strato del 77, la stessa del corso Blues for Everyone, customizzata con un pick up Lindy Fralin a manico e centrale, e Seymour Duncan SSL5 al ponte, lo stesso che viene montato sulle David Gilmour, ecco, il suono che richiama il suono al ponte di David Gilmour. Come acustica utilizzo una Maton, di cui sono endorser, la mia Maton è BG808 Tommy Emanuel col sistema P5 Pro, e utilizzo il microfono al massimo per avere il suono più naturale possibile, per questo motivo ho dovuto coprire la buca, e il suono dell'acustica è veramente impeccabile. Questa parte un accordatore da Dario che utilizzo va direttamente nel banco. Le corde sono tutte da Dario, corde XS da Dario che mi piacciono tantissimo, sia per elettrica che per acustica. Come chitarra spare, che adesso non è qui ma è lì dietro dal backliner, utilizzo una Stratosonic di Alusonic, la stessa che avevo portato anche in tour con Battiato, e quindi una chitarra che, diciamo, a cui sono molto affezionato quando si tratta di tournée.
Prima nella chiacchierata con Osvaldo e Davide abbiamo parlato un po' di te, Luciano. Ok, spero che abbiano detto delle cose carine. Sì. Direi proprio di sì, dopo lo vedrai. E, però adesso vediamo qualcosa di più nerd per i nostri amici, quindi se ci vai, ci fai fare un piccolo giretto su cosa hai portato in questo tour. Sul mio rig. Allora, guarda, in realtà è molto compatto, come vedi, abbastanza potente. È un rig che utilizzo in generale, utilizzo poi queste cose qua anche con Ligabue, magari aggiungo un Mellotron a volte o qualche pedale che utilizzo però sul Mellotron. Comunque praticamente qua c'è un Mac Studio, quindi il sistema è composto da North Stage 4, di cui utilizzo anche suoni interni in parte, diciamo così, e soprattutto Main Stage, dove invece utilizzo copiosamente strumenti virtual e quant'altro. Ogni brano ha una scena o più scene, e poi utilizzo il Complete Control per controllare soprattutto suoni di organo, di synth, e il tutto va quindi con un Mac, come tu vedi, Mac Studio. Ho un'interfaccia UAD Twin che utilizzo esclusivamente per le uscite di Main Stage, che sono in realtà due uscite stereo che io chiamo Main, quindi tastiere, keys, main e speciali, e a seconda del brano magari divido le parti, se c'è una sola, una parte piuttosto che deve predominare, che magari il fonico vuol gestire a parte, divido le due uscite stereo. Le backing tracks, che ci sono, alcuni brani ce ne sono, invece le gestisco con Machine. Quindi in pratica sia i click piuttosto che le cose che ci sono gestite da Machine, sempre attraverso lo stesso computer, che fa quindi da main strumento principale per me, quindi per tutti i virtual, che anche le backing tracks. Che le sequenze le lanci te? Del caso, le sequenze le lancio io e gestisco. Con Ableton o direttamente proprio? No, col software di Machine in Song Mode. Lo utilizzo in Song Mode, che è una nuova modalità che c'è, che quindi ti permette di utilizzare sia i pattern che anche tracce audio lunghe, 4-3 minuti, quello che serve, e mi trovo molto bene perché è molto agile anche la programmazione, e anche ovviamente a differenza di Pro Tools, beh, Ableton ok, però anche io spesso ho utilizzato anche Pro Tools, e invece è un po' più macchinoso per quanto riguarda cambi di BPM, ordine delle canzoni, scalette varie ed eventuali, quindi è. Poi abbiamo questo è il computer spare, diciamo, nel caso che avessimo un problema con il Mac Studio, c'è questo MacBook e basta, pedaliere varie che controllano un po' tutto il mio. E poi utilizzo molto il split, ovviamente, sulla tastiera, layer e split, quello è un po' il sistema, ma è molto semplice e compatto, però è sostanzioso, insomma, diciamo così. Ottimo. Grazie infinite. Grazie a voi, ciao. Allora, ed eccoci sul palco con Ivano Zanotti, che ruolo ricopre? Il batterista, direi proprio. Beh, allora, l'abbiamo già visto sul palco con quello di Ligabue e tanti altri. Oggi siamo qui, abbiamo già fatto una chiacchierata con Osvaldo e con Davide, e per addentrarci un po' in più nel mondo nerd, vediamo cosa ha portato anche per i nostri amici batteristi, che ce ne sono tanti. Sì, per forza. E li portiamo a vedere il kit che ha portato Ivano in questo tour. Quindi adesso vengo lì dietro e vediamo un po' cosa ha portato. Molto volentieri. Ciao Ivano Zanotti, the big drummer per voi. Questo è il mio grande kit che mi segue in tanti tour, però questo è composto, la marca è Noble & Cooley, la marca americana, cassa da 24, tom da 12, tom da 13, timpo da 16. Rullanti Noble & Cooley in alloy, rullantino da 12 della Noble & Cooley, bongo gom bobs e poi tutta una serie di piatti, due ride, rai chiodato, crash splash. E questo è tutto il tour di Cristiano De André. Ottimo, grazie infinite. Grazie mille per la chiacchierata, grazie Davide, poi magari avremo occasione di fare qualche altra chiacchierata come abbiamo fatto Osvaldo, ormai Osvaldo non è po' più di... Quindi io vi ringraziamo anche tutti gli amici Music Off che sono arrivati fino a questo punto, speriamo ci siate arrivate, però la cosa era molto interessante, ci vediamo al prossimo video e grazie ancora, adesso ci godiamo lo spettacolo. Grazie mille. Ciao.